Sindaco, un po' una rivoluzione per la raccolta differenziata con questa isola ecologica. Beh sì, l'Aquila è un territorio molto complesso, molto esteso e il servizio di raccolta differenziata è arrivato a una percentuale oltre la quale è complicato andare, quindi bisogna necessariamente ripensare il modo del, le modalità di conferimento e le modalità di raccolta. Questa è un'iniziativa, la testeremo anche in altre parti della città, fra l'altro è anche graficamente bella e devo ringraziare l'assessore all'ambiente, l'ASM e i settori sia del comune che dell'azienda per l'iniziativa e per il lavoro di affiancamento che stanno facendo nei confronti dell'amministrazione che noi abbiamo ricambiato anche attraverso l'estensione del contratto di servizio che ha dato solidità e certezza e potenzialità di sviluppo e di investimento ad ASM. Assessore, un investimento importante per il comune, ma adesso c'è bisogno della collaborazione anche dei cittadini. Sì, come sempre, come amministrazione comunale, insieme a ASM, con la quale abbiamo grande collaborazione, i risultati, insomma, si vedono, il servizio sta migliorando tanto, come ha detto anche il sindaco, abbiamo puntato su un contratto di servizio, più esteso in modo da permettere ad ASM di dare una programmazione diversa. Ovviamente le istituzioni da sole, come sempre, possono poco, la collaborazione dei cittadini è sempre fondamentale per mantenere la città pulita. Abbiamo avuto in questi giorni anche degli esempi poco confortanti, ma ci sono anche molte associazioni che si sono rese disponibilissime nel, come dire, curare e darci una mano nella cura e nell'attenzione sulla città. Queste isole ecologiche ci permetteranno, noi, questa sperimentazione ci permetterà sicuramente di poi andare ad allargare quello che è il progetto, raggiungere anche molte frazioni che oggi non hanno la raccolta differenziata porta a porta e dove si registrano numerosi abbandoni, soprattutto dai paesi e dai comuni limitrofi dove c'è la raccolta differenziata. Queste isole sono anche videosorvegliate e quindi questo ci conforta, no? Speriamo che si limiterà i comportamenti meno virtuosi dei cittadini, ma noi crediamo che in questo caso i cittadini daranno una buona risposta perché ci permetterà di migliorare il sistema della raccolta differenziata che non lo andrà a sostituire ma di integrare. Quindi avremo diversi sistemi che ci permetteranno di migliorare il servizio, almeno questa è la nostra speranza. Assessore, oggi si parte al Torrione, ma contestualmente anche a San Domenico. Si può già prevedere una tempistica per le frazioni o per le zone non raggiunte dalla raccolta differenziata, o meglio dal porta a porta? Una tempistica al momento non mi sento di darla perché, come abbiamo detto, questa è una sperimentazione. Siamo sicuri che raccoglieremo i frutti sperati. Dobbiamo cercare di tarare innanzitutto quelle che sono le utenze a cui una singola isola può far fronte. Ovviamente abbiamo già un'idea che speriamo venga confortata in questo periodo di sperimentazione. Ci sono un po' di cose da settare, quindi è giusto che ci prendiamo un periodo di tempo per capire effettivamente quanto queste isole ci possono aiutare e soprattutto individuare quelle parti della città o quelle frazioni in cui possono essere più utili. Nel resto della città e nel resto delle frazioni continueremo con la raccolta porta a porta o, non è detto, con altri sistemi più innovativi che nel prossimo futuro magari potremo avere a disposizione. Centro storico che cosa comporterà? Delle differenze per gli utenti sono due isole ecologiche, un progetto sperimentale, uno qui al Torrione e l'altro in Piazza San Domenico. Per adesso saranno aperte a tutti e poi invece solamente a determinate utenze per determinate zone, ovviamente limitrofe all'isola. Funzioneranno con il codice fiscale, per cui è abbastanza semplice. Come avete visto davanti ci sono le varie frazioni merceologiche del rifiuto e a laterale invece le pile usate, per esempio, che comunque i medicinali che sono anche ovviamente utili per la raccolta differenziata proprio specifica. Come si concilierà l'isola ecologica con il porta a porta? È un sistema di differenziata differente. Differenziata non vuol dire porta a porta, non vuol dire solamente isola ecologica. Stiamo sperimentando appunto questi diversi modi di differenziata. Credo che sia il futuro. Insomma, porta a porta continuerà in città. Sicuramente sì, dove c'è, dove funziona, sì. A quanto ammonta l'investimento per
questa realizzazione? Guardi, se non erro, ogni isola è costata all'azienda circa 20.000 euro, che però ovviamente è un progetto che si è fatto con il supporto del Comune, è un progetto sperimentale appunto che ha coinvolto inizialmente soprattutto l'assessorato di riferimento, che è quello all'ambiente, e poi di conseguenza l'azienda partecipata.